Benvenuta Angela, benvenuta a Presenza. Grazie Grazie a voi dell'invito. a te di essere qui. Benvenuta in questo spazio di donne che costruiscono il futuro verso una cultura non violenta. Benvenuta a casa. Grazie, mi piace. Anche a me sono molto contenta di averti qui. Angela Caponnetto è una giornalista di Rai News 24. È un'inviata televisiva che è da anni in prima linea per raccontare il fenomeno della migrazione. È stata anche su varie navi umanitarie di quelle che salvano i migranti nel Mediterraneo, ha partecipato alle loro missioni. E di recente ha scritto anche un libro che si chiama Attraverso i tuoi occhi, cronache della migrazione. Inoltre ha seguito delle inchieste su dei temi molto scottanti, sulla mafia, sul MOSE di Venezia, sulla vicenda della Concordia, della nave Concordia, sul Monte dei Paschi di Siena. Insomma, è veramente una giornalista impegnata. E come prima cosa, Angela, io vorrei chiederti se c'è qualche episodio particolare nella tua esperienza con i migranti che ti ha colpito, ti ha coinvolto, se ce lo puoi raccontare brevemente. Allora, è una domanda da 1 miliardo di euro o di dollari, come che dir si voglia, perché è quello dei flussi migratori è un mondo talmente vasto, è un mondo talmente variegato, un popolo, sono popoli che si muovono. Chi li ha incontrati chiaramente ha tante storie che sono rimaste nella memoria, che non si dimenticheranno mai. Forse anche per questo ho scritto questo libro, proprio per raccoglierle tutte e perché poi tutte queste messe insieme riescono collegandole l'una all'altra, riescono a formare una specie di collage, di mosaico. Mettendo ogni tassello dentro questo mosaico si può forse ricostruire un pezzo della storia delle migrazioni. Detto questo, è chiaro, ci sono delle storie che mi sono rimaste nel cuore e che non dimenticherò mai, ma partendo proprio dalla prima storia che mi ha poi portato a cambiare il modo di non soltanto di vedere gli altri, di vedere queste persone che viaggiano, ma soprattutto mi ha cambiato anche il modo di fare giornalismo, di raccontare quelle storie, di documentare quelle storie, perché è l'episodio chiave che mi ha fatto cambiare proprio prospettiva. E che mi ha fatto scattare quella cosa nel cervello, che mi ha fatto capire che queste persone hanno una spinta fortissima per dover affrontare quel viaggio. Ed è il primo episodio, appunto, che io ricordo che mi ha poi appunto spinto ad andare avanti a seguire i flussi migratori. È stato il giorno in cui, anzi la sera, la notte in cui è arrivata una nave militare, ricordate, dopo il 2013, tra il 2013 e il 2015 sono arrivati tantissimi, c'è stato un flusso molto forte di migranti in Italia, con navi militari inizialmente perché avevamo dei dispositivi militari a mare, e arriva una famiglia di siriani, scendono da questa nave ad Augusta, sono padre, madre e una bambina attaccata alla mamma della mamma, alla mano della mamma, attaccata alla mano della mamma. Questo papà, molto distinto, però chiaramente molto provato, mi si avvicina, mi prende per un braccio. Noi stavamo facendo la nostra telecronaca. Per Rai News 24 avevamo staccato un attimo la telecamera. Questo padre mi si attacca al braccio e mi chiede con molta dignità se potevo aiutarlo a trovare il corpo del figlio, perché il suo bambino di 2 anni gli si era staccato la mano quando la barca si era ribaltata. Erano stati recuperati durante un soccorso questa famiglia siriana. E il bambino gli era annegato davanti agli occhi e non era riuscito a salvarlo. Cosa dice una giornalista ad un padre, se non a parte che mi si è gelato il sangue, ad un padre che
ti chiede di recuperare un bambino di 2 anni annegato in acqua. Ho semplicemente detto che non avrebbe ritrovato il corpo di suo figlio perché il mare se l'era portato via e che nessuno avrebbe potuto fare nulla, che se il mare l'avesse voluto restituire l'avrebbe restituito, ma con molta probabilità non l'avrebbe ritrovato più, erano passati già troppi giorni. Allora, questo è stato un episodio che veramente ricorderò, la mano che stringe, la sua mano che stringe il mio braccio, il braccio del giornalista, la richiesta disperata di un padre, e lì ti chiedi, Dio mio, ma cioè, questi hanno affrontato questo viaggio in questo modo, perché? Ed è lì che ho voluto chiedermi, da quel momento, perché? E per chiedersi perché bisogna conoscere le storie delle persone, parlare con queste persone, ricostruire la loro vita e capire che cosa li spinge veramente ad affrontare quel viaggio, non soltanto in mare, ci sono tante persone che muoiono anche affrontando questo viaggio via terra, attraverso i Balcani, ragazzi, ricordo tanti ragazzi che mi hanno raccontato di essere rimasti aggrappati sotto i camion per settimane, affrontando il viaggio attraverso prima appunto la Turchia e poi i Balcani. Sono tante le storie che potrei raccontare, però questa è quella che è la prima in assoluto ed è quella che veramente non dimenticherò mai. Grazie Angela. Sono emozionata anch'io a sentirla, perché veramente chissà quante altre storie così strazianti e così ingiuste esistono anche. È anche tanto bello, devo dire, c'è anche tanta resilienza, anche tanta capacità di rinascere, di risorgere. E lì appunto ci sarebbero tante altre storie da raccontare, sì, che invece vi farebbero ritornare il sorriso. Questa sì, oggettivamente è molto triste. Sì. Sì, no, ne sono sicura. E infatti noi con Presenza cerchiamo sempre anche di dare spazio a esperienze di solidarietà, esperienze positive. Però certo questa situazione della migrazione è veramente drammatica nella sua ingiustizia. Anche. E tu parlavi di una cosa che mi sembra molto importante, che è quello che spinge queste persone a intraprendere questi viaggi terribili, pericolosissimi, eccetera. Allora volevo chiedere, cosa ha spinto te a fare la scelta di diventare giornalista e scrittrice? E che cosa continua a motivarti? Perché so che ci sono tante difficoltà, tanti ostacoli, però tu continui in questo impegno. Che cosa ti dà questa forza? Allora, parto dalla prima domanda. Cosa sì, mi ha sono spinto? Due in realtà. Cosa mi ha spinto? Io avevo 10 anni quando ho scritto il mio primo... ho stampato il mio primo giornalino scolastico e già lì dovevo informare le mie compagne di classe su quello che succedeva nel mondo, con l'aiuto di mio padre che mi stampava questo che io chiamai Pony Express. Ripeto, avevo 10 anni. Mi piaceva l'idea di raccontare, di documentare. Poi nel corso degli anni, chiaramente crescendo con la consapevolezza di una persona più adulta, quello che mi ha spinto sempre è stato la voglia di documentare con un senso, però chiaramente. A me piace scrivere, mi piace, sono sempre stata anche molto brava a scuola, erano i voti più alti che prendevo in italiano quando scrivevo i temi. Scrivere però chiaramente non può bastare soltanto per quando si vuole raccontare qualcosa e si vuole documentare. Ripeto, documentare vuol dire informare, e a me piace il mio lavoro perché il mio lavoro è un lavoro sociale, non è un lavoro meccanico. Il giornalista non è uno che scrive, ascolta e meccanicamente scrive qualcosa tanto per dare una notizia. Giornalista ha uno scopo sociale molto importante che forse ultimamente si sta dimenticando. Io vorrei tanto che i miei colleghi riprendessero un po' in mano quella che è l'etica professionale, quella che ci spinge a fare questo mestiere al servizio del cittadino, perché noi le notizie che diamo servono proprio a costruire una coscienza anche sociale che non è politica, cioè non è una coscienza politica nel senso della politica come la vediamo noi oggi,
È una coscienza civica forte ed è quello che mi ha sempre spinto. Il senso di giustizia, poi io sono cresciuta in una Palermo dove negli anni 90 è nata la Pantera, quindi noi eravamo gli studenti universitari che volevano ricostruire una società lontana da quelle schifezze, da quella puzza che era la mafia, che è purtroppo ancora oggi la Sì. mafia. Sono cresciuta con le stragi di mafia sotto casa e per me era ed è tuttora importante combattere tutto quello che è le ingiustizie, la corruzione, la mancanza di rispetto nei confronti dell'altro, degli esseri umani. Per me. Cioè, ci sono nata, cresciuta e non è proprio dentro di me. Quindi credo ancora fortemente che il nostro lavoro possa essere utile. È difficile, non è facile ed è sempre più difficile, soprattutto negli ultimi tempi, perché c'è una sorta di campagna di delegittimazione del nostro lavoro. Che continuo io insieme ad altri, mica solo io, siamo tanti per fortuna, non tantissimi, ma ci siamo, che continuiamo a combattere. Questo modo di delegittimare il lavoro giornalistico è un modo anche per non dare la giusta informazione al cittadino e quindi di manipolare poi l'informazione, che è una cosa che combatterò sempre. Bene, grazie di questa risposta appassionata. Veramente tocca il cuore sentire una cosa Ci così com'è, credo, che dà senso, no? Si ancora. sente questo. E, senti Angela, noi finora abbiamo parlato più o meno del passato recente e del presente, però questa serie di interviste si intitola Donne che costruiscono il futuro. Allora, vuoi descriverci il futuro a cui aspiri? Allora, se si tratta del mio futuro, mio personale, non lo so, io lo vivo per ora quotidianamente, mi piacerebbe semplicemente un giorno, non essere ricordata tra gli ingiusti, ma tra i giusti, lo dico, senza nessun tipo di vanità, lo dico semplicemente perché oggi, come dicevo prima, si sta cercando di costruire una società migliore, però ci sono delle forze potenti, negative, che invece cercano di distruggere quello che può essere invece una società fondata sulla nostra bellissima Costituzione italiana, per esempio, ma anche fuori dalla, no da fuori dalla nostra Italia, fondata sui diritti, i diritti di tutti, i diritti umani. Si stanno facendo delle cose ignobili. Si sta distruggendo, disumanizzando la persona con i social network, con campagne anche lì di manipolazione dell'informazione, soprattutto sui migranti, ma non soltanto, su tutte le persone deboli. Io non voglio un giorno essere ricordata tra le persone peggiori, tra quelle che hanno cercato di destrutturare la persona. Io voglio che sia chiaro, non nel mio nome, e che un giorno non si possa fare il mio nome per puntare su qualcuno che ha fatto del male e non del bene. Quindi mi piacerebbe solo costruirmi una piccola casa pulita, senza sporcizia. Per quanto riguarda il futuro generale, è che speriamo tutti quanti noi, in un modo o nell'altro, nel proprio piccolo, di poter contribuire a questo, è proprio quello di continuare a combattere, come dicevo prima, chi tenta di portare sporcizia nella nostra casa. E non parlo di casa nostra come casa mia, questa o casa mia, parlo del globo terrestre. Per me casa mia è la mia terra, È è il mio tutto, sì. mondo. Quindi vorrei veramente, su questo veramente punto molto sui giovani, ed è quello che dobbiamo fare noi più grandi, più anziani,
accompagnarli, aiutarli a costruire un mondo. Ora non sto parlando di un mondo utopistico, perché purtroppo dobbiamo anche essere concreti e pensare che c'è un bene, c'è un male. Combatteremo sempre contro quelle che sono le forze negative, ci saranno sempre purtroppo, ma cercheremo, quello che vorrei è che fossero di meno e che fossimo di più. Quindi io sono fiduciosa, se tutti insieme, in tanti, riusciremo a fare rete in qualche modo, credo che questo mondo un giorno potrà essere migliore. Non credo nel mondo perfetto, utopistico, però dobbiamo essere in tanti e sono sicura che ci saranno delle cose belle in futuro. Io continuo a sperare e a vedere in positivo, però appunto dobbiamo coinvolgere molti giovani, tantissimo. È quello che punto anche a questo, punto ad allargarmi e ad allargare e a dare le notizie, diciamo, vere, concrete, le notizie, diciamo, senza filtri, in modo tale da poter coinvolgere il più possibile persone e soprattutto i ragazzi, che un giorno cammineremo con i loro passi, diceva Paolo Borsellino, e quindi sono loro il nostro futuro. Certo, mi sembra molto importante tutto questo, e anche si sente molta, ripeto, molta passione, molta sincerità. Quindi ti ringrazio tanto di aver condiviso con noi le tue esperienze, ma anche i tuoi pensieri, le tue aspirazioni. E veramente ti auguro buon lavoro. Grazie, Angela. Grazie, grazie anche a voi, grazie di questo invito, è stato un piacere. Davvero. Che la forza e la vita sia con noi sempre. Sì, grazie. E a presto, speriamo. A presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao.